il pass per gli ottavi di finale, un pronto riscatto dopo l'amaro della sconfitta rimediata contro i bielorussi dello Zor. È già decisiva la gara contro i greci del Napoli Patron, che hanno chiuso il girone I al secondo posto alle spalle del Napoli Beach Soccer. Inizio di gara piuttosto contratto, Domus Bet TV Catania Beach Soccer che cerca i varchi giusti per colpire. Al secondo tiro in porta di Rafael Padiglia, laddove Pareja si rifugia in corner. Vantaggio che arriva alla prima palla gol dopo 6 minuti con Fred Cabral, azione che però non possiamo rivedere per motivi tecnici. Tra il settimo e l'ottavo minuto sale in cattedra prepotentemente Roberto Caic. Netto il fallo di Bescher che vale la punizione trasformata con forza e precisione a mezza altezza sul primo palo di Pareja, che deve capitolare anche un minuto a seguire. Sempre un indomito e scatenato Caic. Viene atterrato, c'è anche il cartellino rosso per il 5 greco, piede caldissimo per il 13 brasiliano che calcia stavolta alla sinistra del portiere, doppietta personale, altra perla di Caic. Non è ancora finita, giunti al decimo di gioco, Marcello Perciamontani viene steso da Bescher, ci sono gli estremi per il calcio di rigore che viene trasformato magistralmente per la rete del 4-0 che chiude anche il primo tempo. Nel secondo tempo il roster di Fabrizio Santos preferisce gestire e attaccare con lucidità. Al sesto, conclusione di Denisi che non sorprende Pareja. 8:30 sul cronometro e quinta marcatura del Catania, prezioso lavoro in fase di interdizione per Perciamontani, verticale per Ponzetti che va ad inserirsi nel registro dei marcatori. Ultima chance del secondo tempo in favore dei greci che ci provano con il tiro di Pareja, prontamente ricacciato da Barbagallo. Terza ed ultima frazione di gioco che inizia nel segno di Breno Xavier, abile a inserirsi su una palla vagante, ad anticipare il portiere e a insaccare. Lo stesso numero 3, classe 2003, viene toccato duro al terzo da Bescher, già ammonito e quindi allontanato dal direttore di gara. Catania che ha diverse palle gol tutte nitide, al quinto Ighigno calcia botta sicura ed evitare il gol, un Mani che non viene sanzionato. Nel finale ancora Breno Xavier con un tocco morbido firma il settimo gol. 9:30, Breno in campo aperto, assist invitante per Ighigno che viene rimontato dal portiere. C'è ancora tempo nel finale di partita per una parata di Barbagallo che mantiene inviolata la porta e per la rete di Joseph Junior a 5 secondi dalla fine della partita. Domus Bet TV, Catania Beach Soccer agli ottavi di finale di Euro Winners Cup. Obiettivo centrato, rossazzurri che domani giocheranno, con avversari ancora da definire, la possibilità di proseguire la propria avventura nel palcoscenico più importante a livello europeo.